Buonasera, bentornati a War Room, il format web di Roma Incontra. Finalmente abemus PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sulla base del quale ottenere e poi spendere i soldi della Next Generation EU. Ma le buone notizie finiscono qui, non solo perché sulla gestione dei soldi, questi del recovery, ma anche e soprattutto del MES, si è scatenata una bagarre politica che ha portato il governo fino alla soglia di una crisi fatale, ma perché si tratta ancora di una bozza, mentre in altri paesi, la Francia per esempio, hanno già progetti dettagliati. Inoltre, nelle 125 pagine del documento, molte proposte rimangono vaghe, parole d'ordine più che altro, ma soprattutto è da definire la governance. Si è detto task force, sì, no, CIPE, sì, no, ministero ad hoc o meno, e così via. Raggiungere un accordo politico, che al momento non c'è su questo, e ottenere l'ok della Commissione europea non sarà facile, e siccome si scavallerà la fase della manovra di bilancio che richiede che il governo sia in piedi per definizione, non è detto che i mal di pancia di Renzi, ma anche del PD e i suoi movimenti dentro i 5 Stelle, non finiscano per sconvolgere gli assetti politici attuali. Nodi determinanti anche per l'Europa, visto che l'Italia è il maggior beneficiario dei fondi, 209 miliardi, e il paese è messo peggio. Questo spiega le pressioni su Conte, specie di Angela Merkel e Ursula von der Leyen, per evitare che Roma faccia passi falsi. Insomma, sul filo del recovery corre il destino politico ed economico del paese. Di questo oggi nella War Room parliamo con Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, già vice ministro dell'Economia, benvenuto. E segretario generale del CIPE. Pure. Giorgio Lamalfa, presidente della Fondazione Ugo La Malfa, fondazione che ha pubblicato un volume che vi consiglio molto, può essere una strena natalizia, si chiama Next Generation, proposta per il piano italiano. Benvenuto Giorgio Lamalfa. E Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea all'Università LUISS, politologo ed editorialista della Stampa. Benvenuto. Grazie. Allora, Baldassari, il governo avrebbe individuato, ha individuato 6 aree di spesa, ciascuna con un commissario, 50 consulenti, quindi circa 300 persone, il tutto sotto il controllo di Palazzo Chigi, insieme con il Ministero dell'Economia, quello dello sviluppo economico e degli affari europei, una struttura piramidale e mi pare anche un po' elefantiaca su cui si è scatenato l'inferno. Il Premier ha fatto almeno una parziale marcia indietro, promettendo un decreto ad hoc per decidere questa cosa e non un emendamento alla manovra che sembrava essere inizialmente lo strumento con cui procedere. Ma tu che pensi di questa costruzione? Ho letto che sostieni che il CIPE basta e avanza. Sostanzialmente per questo ho fatto la precisazione che sono stato anche segretario del CIPE dal 2001 al 2006. Non è che il CIPE basti e avanza, il problema è che per legge, a legislazione vigente, la cabina di regia esiste già e si chiama CIPE. È stata fondata nel 1967 quando segretario generale della programmazione era Giorgio Ruffolo. E quindi la legge vigente indica questo, che c'è già la cabina di regia. Dopodiché è evidente che se non funziona o si ritiene che funzioni male, si può cambiare, si può abolire, se ne può fare un'altra, ma sempre con passaggi di legge, non per tweet o per conferenze stampa, perché l'assetto istituzionale di un paese si poggia sulle leggi. Dopodiché credo che il Presidente del Consiglio debba ricordarsi che il presidente del CIPE, cioè il grande coordinatore della cabina di regia, per legge è il presidente del Consiglio stesso, che normalmente delega il ministro dell'economia, ma se vuole può benissimo lui convocare il CIPE. E terza considerazione sulla governance, beh, credo che molto dipenda anche diciamo, dalle gambe degli uomini, oltre che dagli assetti e legislativi. E per esempio Giorgio La Malfa è da tempo che propone di creare una struttura ad hoc e quant'altro, facendo corretto e storico riferimento
alla prima Cassa del Mezzogiorno, fondata da Cesare De Gasperi ai tempi di Pasquale Saraceno, che lavorò per anni in parallelo con la Banca Mondiale di Eric Black, cioè, scusate, di Eugene Black, e per 10 anni la Cassa del Mezzogiorno è stata la struttura portante della ricostruzione post-bellica. Poi sappiamo che nei decenni successivi è degenerata in altre faccende, però ecco, a questo punto, cipe o non cipe, cabine di regia o nuove strutture, io credo che il Presidente del Consiglio, il Governo e tutto il Parlamento debbano ricordarsi che l'Italia è un paese basato sulle leggi della Repubblica Italiana. Se non vanno bene, le si cambia, ma non si può proporre attraverso una conferenza stampa l'istituzione di una cabina di regia con 6 general manager, 300 esperti. Ma esperti di che cosa? Chi è che li definisce esperti? E chi li paga? Bypassando sul piano democratico la struttura di governo che c'è già, che si chiama CIPE, e il Parlamento senza neanche una norma legge, francamente. Oh, fammi chiedere alla MAFA allora, visto che l'hai ricordato la sua proposta, oltre alla Cassa del Mezzogiorno, Giorgio La Maffa ha rispolverato Roosevelt per sostenere una tesi ripresa anche da Sabino Cassese, in cui sostanzialmente, se ho capito bene, tu dici di capovolgere la logica della cabina di regia, e cioè, quale che essa sia, cioè che il governo deve fissare le priorità, la cornice, diciamo così, e poi devono essere i tecnici a guidare le scelte operative. Però, diciamo, i politici che hanno alzato la mano e la voce contro Conte, per esempio Renzi, hanno sostenuto che l'intera operazione deve essere nelle mani della politica, perché le scelte sono politiche e non devono essere lasciate ai tecnici. Ci spieghi la tua posizione, Giorgio? Nel documento a cui tu hai fatto riferimento abbiamo affrontato questo nodo, cioè il nodo del rapporto tra politica e amministrazione, che è uno dei grandi problemi italiani. Ma io partirei dalla cosa fondamentale. Arrivano, se sappiamo fare, 200 miliardi di euro, che sono il 20% del reddito nazionale, un po' meno del 20%. Sono più di quanto fu il piano Marshall in rapporto all'economia italiana di allora, e il piano Marshall diede vita a quel miracolo economico, aiutò il miracolo economico. Quindi un'occasione, molti dicono, imperdibile. Noi diciamo una cosa un po' diversa. Con la situazione del debito pubblico italiano, l'Italia sta sull'orlo del precipizio. Non siamo nelle condizioni, se le banche centrali non si comprano questi titoli, di finanziare il debito pubblico. L'Europa ci dà la possibilità di far partire un programma accelerato di crescita, che è l'unico modo di disinnescare la mina del debito pubblico. Ma questi soldi non possono essere distribuiti come se fossero il bilancio annuale in cui il Ministero X spende 1.000 miliardi, un altro, perché non sono in grado di farlo. È un progetto di una tale portata che richiede una impostazione eccezionale. L'Europa fa un programma di 6 anni, 3 di spesa e 6 per l'esecuzione in totale. L'Italia deve fare un analogo strumento. Quando Roosevelt volle dare uno shock all'economia americana dopo la grande crisi, fondò la Tennessee Valley Authority. E l'esperienza della Tennessee Valley, come ricordava Mario Baldassare, fu mutuata per fare la Cassa per il Mezzogiorno. Anzi, aggiungo una cosa, la Banca Mondiale chiese all'Italia di fondare un ente come la Cassa per il Mezzogiorno, perché aveva bisogno di un interlocutore unico a cui versare i soldi da dedicare alle varie cose del Mezzogiorno, l'irrigazione, le strade. Cioè non voleva parlare con il Ministro dell'Agricoltura, con quello dell'Industria, non voleva parlare col Comune di Roma. Oggi il Messaggero dice, e nel Recovery Fund quanti soldi ci sono per Roma? Allora il governo si è fatto sorprendere, invece di dedicare una riflessione immediata a come organizzare la spesa di questi soldi e poi decidere
si è lanciato nel concorso delle idee. Io faccio una domanda molto brutale. Vorrei sapere che relazione c'è con quello che cui oggi parla il governo, con gli stati generali, che sono stati l'unica iniziativa ufficiale che il governo ha preso su questa materia. Voglio sapere che cosa c'è nelle 100 pagine, nelle proposte di oggi, che viene dagli stati generali. Se non c'è niente, e non c'è azzardo niente, zero. Se tu rispondi così, e lo hai letto, e anch'io l'ho letto, vuol dire che quell'iniziativa era sbagliata. Perché era sbagliata? Perché prima di dire datemi delle idee, io devo decidere dove le idee vanno collocate. E per un progetto di questa dimensione, che è l'ultimo che l'Italia può avere prima del precipizio, non bastano le amministrazioni ordinarie, serve la cassa militare. Questo è. Poi, se il governo vuole seguire un'altra strada, la segua. Faccio un'ultima cosa. Mi fermo. Quando si parla dei poteri di questi manager, dice hanno un potere di sostituzione, è vero? Cioè, se non funziona, ma quanto tempo ci vuole prima di stabilire che ci vuole il potere di sostituzione? Bisogna che ci sia il fallimento dell'amministrazione. Cioè, io ho dato i soldi al Comune di Roma, il Comune di Roma nei 5 anni non li ha spesi, io lo sostituisco. Cioè, il potere di sostituzione presuppone la consapevolezza che non funzionerà niente. Ma vi sembra un modo di impostare i problemi di un paese nelle condizioni dell'Italia, a cui l'Europa viene incontro con questa generosità, e risponde dicendo ce li distribuiamo, poi vediamo a chi li diamo, poi mettiamo 6 manager, è chiaro che diventa una rissa politica, ma è una cosa che si è perso mesi, si sono persi mesi preziosi per il paese. Per fortuna i ritardi europei ci danno ancora un po' di tempo. Scusa, però insomma noi siamo ancora più in ritardo. Orsina, questo scenario che abbiamo descritto con gli interventi di Baldassarri e Lamalfa è da mettere in relazione a quello che è successo sul MES e trarre dalle vicende degli ultimi giorni, politiche degli ultimi giorni, delle conseguenze circa quello che potrà accadere sul recovery. La tua opinione qual è? Sì, ma io seguo quello che hanno detto sia Baldassarri sia Lamalfa. Cioè, tutti questi ragionamenti sulle cabine di regia, sulle strutture speciali, sulle strutture amministrative, funzionano se c'è dietro una volontà politica forte, ma lo diceva anche la Malfa molto chiaramente. Quando noi ragioniamo della Cassa del Mezzogiorno, insomma, quegli anni lì, gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, alle elezioni del 1948, sono stati fra i pochi anni della nostra vita unitaria e sicuramente della nostra vita repubblicana che sono stati anni centripeti. Cioè c'era una classe dirigente che aveva delle idee chiare all'interno di un contesto internazionale che anch'esso tendeva, diciamo, a spingere verso determinate decisioni. E allora evidentemente quando c'è una volontà politica forte, poi dopo lo strumento speciale diventa uno strumento effettivamente di realizzazione tecnica di una volontà politica forte. Oggi questi strumenti tecnici che vengono messi in piedi, gli stati generali e poi i 6 più 300, sono tutti strumenti che tendono a sostituire una politica che non riesce a essere centripeta, anzi è massimamente centrifuga, totalmente incapace di avere un'idea di paese, di prendere decisioni divisa al proprio interno, che insomma l'abbiamo visto dall'inizio della pandemia, non fa altro che coprirsi dietro organismi tecnici, cioè quegli organismi che dovrebbero realizzare appunto la volontà politica, non dovrebbero sostituirsi alla volontà politica, non dovrebbero essere surrogati di una volontà politica e non dovrebbero essere strumenti, diciamo, per scaricare le responsabilità e sui quali poi eventualmente, far pagare gli errori. Questo però, è Giovanni, Lamalfa non lo ha detto prima, ma nei mesi scorsi lui aveva già lanciato l'idea che questo strumento eccezionale, come l'ha chiamato, fosse messo nelle mani dell'uomo più forte che l'Italia possa schierare oggi, che è Draghi. In quel caso saremmo di fronte ad uno strumento
sostitutivo, non perché c'è un golpe tecnocratico nei confronti della politica, ma perché siccome bisogna pur farla questa cosa, altrimenti succede quel che la Malfa ha detto, cioè che diventa insostenibile il nostro debito, probabilmente se la politica è debole è meglio avere qualcosa di sostitutivo. Cosa pensi se l'ipotesi fosse Draghi? Posso dire io una parola a questo proposito? Prego. Prego. Io difendo la prevalenza della politica. Cioè io non ho mai pensato che bisognasse mettere i soldi in mano a un tecnico che li spendesse come gli pare. No, io sono convinto che la politica non solo è il diritto, perché è gente eletta dai cittadini, i governi, ma è il dovere, perché sennò che ci sta a fare? Il problema non è il ruolo della politica, il problema è i limiti della politica. Cioè la politica non può decidere che io do i soldi all'impresa tale per fare il progettino specifico. Io devo stabilire se voglio privilegiare il nord o il sud, l'est o l'ovest, l'agricoltura o l'industria. Cioè io devo dare delle direttive molto precise. Vogliamo l'economia verde? Benissimo. Vogliamo privilegiare la scuola e non la sanità, o la sanità e non... Questa è la politica. Ma se questo vuol dire dare i soldi all'impresa La Malfa, o all'impresa Baldassari, o alla società Cismetto, questo è un problema che meno la politica lo tocca, meno porcherie succedono. Questa capacità, per quello la Cassa del Mezzogiorno, non è che la Cassa del Mezzogiorno faceva quello che gli pareva, faceva una politica che è quella che... Però mi pare, scusa se ti interrompo Giorgio, che Orsina stesse dicendo che quella classe politica di allora era all'altezza di farlo. Allora, Non è proprio bisogno di quella classe politica lì, se no è meglio cambiarla. È proprio quello che diceva Orsina. Cioè Orsina diceva, De Gasperi aveva un'idea chiara e lo strumento era scelto bene. E però Orsina, c'è un De Gasperi da qualche parte? Tutto quello che io dico. Orsina, c'è un De Gasperi da qualche parte? Scusa Giorgio. Ma guarda, il De Gasperi magari diciamo come qualità personali si può pure trovare il contesto che è così profondamente diverso da rendere difficile quell'operazione. Detto questo, per rispondere alla tua, diciamo, la tua domanda su Draghi, io credo che da questa situazione politica non si riesca a estrarre più nulla. Penso che questa situazione politica non è una situazione politica che si possa risistemare, che si possa risistemare con un rimpasto o con delle correzioni. Per cui, fermo restando che da analista invece secondo me questa situazione politica durerà, cioè non dovrebbe durare, ma secondo me, diciamo, come dire, giudizio di valore non dovrebbe durare, giudizio di fatto secondo me durerà. In termini di giudizio di valore è chiaro che le uscite da questa situazione sono due, soltanto due, cioè o una maggioranza profondamente diversa dall'attuale, che è l'ipotesi della grande convergenza intorno a, appunto, al salvatore della patria, oppure si scioglie e si vota, che sono però due opzioni che mi sembrano entrambe da analista meno probabili della terza opzione, che è quella della sopravvivenza di questo governo, dal quale più di quello che riesce a dare, che è poco, non si riuscirà, secondo me, a estrarre. Baldassari, scusa, vediamo un attimo i contenuti di questo piano, ammesso che poi rimarrà tale. Li dico in ordine decrescente: 74 miliardi alla transizione ecologica, 49 alla digitalizzazione, 28 alla mobilità sostenibile, 19 all'istruzione e ricerca, 17 a parità di genere, coesione sociale e territoriale, 9 alla sanità. Se fosse questo lo schema di gioco, ti sembra ragionevole? Ma intanto una piccola premessa, Enrico, perché il professor Orsina stava appunto dicendo i costi sostanzialmente del tirare a campare. Cioè lui dice... Questo governo probabilmente, purtroppo, sopravvive, ma sopravvive nel senso che tirerà a campare. Beh, noi abbiamo sotto gli occhi di tutti, credo, quanto ci è costato questo tirare a campare. Io non sono un giurista, ma forse ci sono anche elementi per qualche
non dico accusa, ma insomma evidenziare un'omissione grave di atti d'ufficio. Dico soltanto questo, qual è l'omissione grave di atti d'ufficio? Quello che dice sempre Cassese. Esattamente, che non a caso il mio conclino è al piano di sotto, quindi se volete lo faccio entrare in collegamento. Ma è anche mio maestro, tra l'altro l'unico esame di diritto costituzionale amministrativo lo feci con lui più di 53 anni fa. Quindi. Ma venendo alla sostanza, se a marzo-aprile il governo avesse varato un piano per la sanità, la scuola e i trasporti pubblici, perché è evidente che non basta dire le scuole sono in sicurezza, bisogna considerare che se 9 milioni di persone vanno a scuola la mattina e devono essere riportate a casa pomeriggio sera, bisogna organizzare questo triplo. Se a marzo-aprile avesse il governo fatto un piano di questo genere, utilizzando subito, perché erano disponibili le risorse del MES, forse la seconda ondata sarebbe stata meno grave e tragica di quella che abbiamo subito. Quindi i costi del tirare a campare sono un po' sotto gli occhi di tutti, già oggi. Poi venendo al Recovery Fund, beh, francamente tu Enrico hai eletto quello che è stato chiamato il piano nazionale di resilienza, eccetera, eccetera. Ma quello non è un piano, qui si fa finta e si continua a far finta di non capire che i fondi del Recovery Fund saranno assegnati solo a progetti specifici, non a generiche indicazioni di settore di intervento. Faccio l'esempio, 74 e rotti miliardi per la Green Economy. Che cosa significa? Che cosa significa? Nulla assolutamente, perché devi riempirla poi di progetti. Cosa vuoi fare? Le centrali elettriche con le fonti alternative, vuoi fare il risparmio energetico, cioè lo devi dire. Io mi sono permesso, da economista, già il 31 luglio, proprio alla luce, come diceva Giorgio Lamalfa, di quegli inconcludenti e inutili stati generali, che forse molti l'hanno giustamente dimenticato, ma abbiamo speso 10 giorni per fare gli stati generali a Villa Madama. Che ne è di quei 10 giorni? Allora, il 31 luglio su 24 ore mi sono permesso da economista di dire, sentite, metto sul tavolo una proposta di come utilizzare questi 209 miliardi del Recovery Fund. Evidentemente in testa ci sono le filiere produttive, i settori in orizzontale e in verticale, orizzontale che toccano tutto il sistema produttivo, in verticale quelli specifici, quindi sanità, manifatturiero, eccetera. In orizzontale è l'energia elettrica, l'innovazione tecnologica, i 5 giga e così via. Ma non è quello il PNR. Il PNR è un elenco di cose che mi sono venute in mente guardando le necessità del paese. Faccio solo tre esempi. In quell'elenco, che era un tentativo di mettere sul tavolo un inizio di discussione concreta, ponevo il tema dell'alta velocità ferroviaria Bologna-Lecce sulla costa adriatica, o il tema della Livorno-Civitavecchia dell'autostrada, o il tema della Bari-Napoli alta velocità, o l'altro grosso tema che l'alta velocità, se non arriva a Reggio Calabria, ditemi voi che ci facciamo con un eventuale ponte di Messina, l'alta capacità in Sicilia, in Sardegna, e che fine fa la Torino-Lione. Ecco, questi nomi sono progetti da definire per risorse necessarie, metodi di realizzazione e tempi di realizzazione. Quei 200 e passa miliardi arrivano solo a queste condizioni, altrimenti ecco, non arrivano. Non è ecco, che mandiamo quel pezzo di carta che tu hai ricordato prima, con 75 miliardi, 20, 15, quel che è, e quelli ci danno i fondi. In più, quei fondi saranno erogati a stato avanzamento lavori. Esatto. Quindi, in più potremmo avere il primo acconto in anticipo del 10%, ma se tu non fai i progetti e i lavori non avanzano, i soldi non li vedi. Ultima annotazione, che come si diceva, pensa male fa peccato, ma qualche volta indovina. Ma che senso ha scrivere 9 miliardi per la sanità quando lo stesso piano del ministro dice che la sanità ha bisogno di 40, 50, 60 miliardi, a meno che non ci sia il retropensiero che non si vuole dire, che è quello di dire ma 36 miliardi vengono dal MES per la sanità, più questi 9,
arriveremmo a 45, quindi avrebbe un senso. Speranza ne ha chiesto 68, ma comunque... Appunto, ma voglio dire, mi sta bene pure 36 più 9, 45. Ma allora è inutile fare il giochetto di nascondersi dietro al dito di dire e non dire, perché 9 miliardi sulla sanità è un'offesa all'intelligenza umana, a meno che non si dica ma perché per la sanità c'è il MES per la sanità, che quindi attiveremo. Ecco, fammi chiedere a Rosina se la lettura sua è che, seppur con, come dire, con un po' di passaggi un po' contorti, alla fine al MES ci siamo arrivati con il passaggio parlamentare ultimo. Orsina. Ma è una marcia di avvicinamento. La mia impressione è che se dovesse, cioè nel momento in cui questi soldi dovessero veramente diventare indispensabili, a quel punto i 5 Stelle cederebbero. Però fanno di tutto, perché questa è rimasta bene o male la loro ultima bandiera identitaria. Poi dopodiché le bandiere identitarie le hanno ammainate una dopo l'altra. Professor Orsina, scusi, questa marcia... Prego, professore. No, 10 secondi. Questa marcia di avvicinamento, nel frattempo, tra maggio e ottobre, novembre, dicembre, ci è costata la seconda ondata, la seconda ondata. E ancora stiamo a parlare di una marcia di avvicinamento. Ecco perché prima ho detto, non lo so, non essendo giurista, ma forse è omissione dati d'ufficio. Scusi l'interruzione. Orsina, prosegue. No, è appunto, questo è il punto, insomma, che politicamente per loro è rimasta l'ultima, siccome il partito chiaramente, il Movimento 5 Stelle, in crisi identitaria verticale, dopodiché le bandiere le hanno ammainate l'una dopo l'altra quando questo è stato, diciamo, necessario per la loro sopravvivenza. Alla fine, se dovesse essere necessario, ammaineranno anche questa, magari perderanno qualche altro pezzo, ma insomma tutto sommato... Però lì una soluzione, pensi che anche il centrodestra abbia fatto cattiva figura su questa cosa del MES, perché Berlusconi ha tentato in qualche modo di uscire dalla stretta e poi, per mantenere questa parvenza di unità, è tornato indietro facendo, come dire, il giochetto che lui è a favore della spesa ma non della riforma, eccetera, eccetera, come se le due cose potessero essere tenute separate. Quindi anche il centrodestra, che si candiderebbe a vincere le elezioni, così come la narrazione dice, se elezioni anticipate ci fossero, poi però da questo punto di vista non dà nessuna garanzia. Ma Enrico, io credo che questa sia appunto la tragedia della politica italiana, è questa, che nel corso della pandemia peraltro anche i partiti dell'opposizione sono apparsi sempre più inadeguati, sempre meno all'altezza della situazione, per cui abbiamo di fronte un'alleanza di governo fragilissima e che, come abbiamo detto, in realtà perde tempo, non riesce a decidere, ma dall'altra parte un'opposizione che non è in condizione di ereditare il potere. Sai, insomma, se l'opposizione fosse compatta, proponibile, avesse un'idea di paese, secondo me avremmo già votato, perché in una situazione del genere, se tu metti sul terreno una posizione politica veramente forte, poi diventa difficile bloccare quel tipo di spinta lì. La verità è che anche i partiti dell'opposizione sono fragilissimi, che peraltro, diciamo, rende anche le due opzioni delle quali parlavamo prima discutibili, sia il governo di tutti, perché è un governo di tutti deboli, ma anche l'idea di andare al voto. Almeno in questi casi qui avremo una rilegittimazione del potere politico, perché oggi abbiamo anche un problema di fragilissima legittimità di questa alleanza di governo. La Malfa, l'Europa si può permettere un fallimento sul recovery, un fallimento politico, voglio dire, sul terreno del recovery dell'Italia? Cioè, può sopportare che l'Italia sbagli in questo senso? Perché Baldassarri prima ricordava, loro hanno lo strumento per cui se non fai non ti do i soldi, lo stato avanzamento lavori, che è corretto, però poi alla fine rimarrebbe un fallimento politico incredibile. L'Europa, la signora von der Leyen ha parlato il 28 novembre all'Università Bocconi, all'inaugurazione dell'anno accademico, per mandare un messaggio molto chiaro. Ha detto: noi stiamo
rischiando l'osso del collo, per così dire, sul vostro successo, il successo, perché vi diamo soldi in proporzione maggiore del peso, quindi facciamo un'operazione politicamente innovatrice in Europa. Per la prima volta l'Europa riconosce una politica economica delle zone deboli, delle zone forti. Se ci fate fallire, non solo perdete voi, ma ci ammazzate, perché ci avete rotto le scatole dicendo l'Europa deve fare un passo avanti. Noi l'abbiamo fatto, voi non ci potete venire meno e non vi potete coprire dietro di noi. Quando volete mettere i quattro tecnici, non potete dire me l'ha chiesto Bruxelles. Il governo si è preso anche la smentita. Dice, ma noi, Bruxelles cosa? Ha detto no, ma noi non abbiamo chiesto mai nessuna forma specifica. Abbiamo soltanto detto fate. Se volete fare con la cabina di regia, fate con... Cioè, noi usiamo Bruxelles per cercare di coprire le magagne della politica. Io voglio fare una politica. Io sono totalmente d'accordo nell'analisi politica di Orsina. Cioè siamo di fronte a una classe politica, a una situazione in cui il governo è debole ma non cadrà. Questa è esattamente, e questa è la ragione perché sto cercando di offrirgli qualche cosa da fare di serio, proprio perché non ci sono alternative. Se io vedessi una soluzione politica, se la destra non fosse impresentabile e non lo sapesse addirittura, potremmo dire così, andiamo a votare, sperimentiamo. Se fosse possibile un governo di unità nazionale, ma come fai un governo di unità nazionale con una destra in quelle condizioni? Quindi non c'è soluzione alternativa, come dice giustamente Orsina. Per questo ho scritto 100 articoli, perché ritengo che questo governo, questa formula, ormai non penso più il governo Conte, perché Conte si sta suicidando, lui, non Renzi ammazza Conte. Conte si è suicidato perché ha gestito questa cosa con una superficialità politica impressionante. Allora, proprio perché è esatta l'analisi politica di Orsina, non abbiamo alternative a questa maggioranza, ce la dobbiamo tenere, e il Presidente della Repubblica giustamente la difende perché sa che al di là di questo non c'è niente per il Paese, cerchiamo di dargli, Baldassarri per la sua parte, io per la mia parte, Cassese con i suoi interventi per un'altra parte, cerchiamo di dire siete forti della debolezza del quadro politico, siete aiutati da un'Europa che finalmente fa un passo avanti, vi hanno dato dei soldi che l'Italia non ha dal tempo del piano Marshall, ma che cavolo volete? Metteteveli seriamente, ascoltate delle voci non pregiudiziali, perché non è che io non ho mai attaccato il governo in questi mesi, mai, perché ritengo che per la valutazione politica giusta di Orsina, fate, potete fare, c'è la possibilità di fare, l'Europa vi vuole aiutare e dovete fare le cose con questa leggerezza. Faremo 600, chiedete i progetti, ne arrivano 600 progetti, e poi il ministro Gualtieri dice ma non sono tutti buoni. E adesso che sono arrivati, come vai a dire alla ministra delle infrastrutture guarda che i tuoi progetti fanno schifo? Se glielo dice un politico, quella dice allora me lo dici perché sei mio avversario, glielo deve dire una struttura tecnica. Cioè ho esaminato i progetti della signora, come si chiama il ministro? Di Micheli. 5 sono buoni, possiamo votare. Gli altri 5 non funzionano rispetto agli obiettivi dell'Italia. Ti devi attrezzare, quindi dando alla politica le sue responsabilità, ma consentendo delle scelte che abbiano un senso. Tutto questo è detto a favore di una situazione politica che non ha sbocchi, come giustamente dice l'analisi che fa il nostro amico, proprio perché lui ha questa valutazione che io condivido. Dobbiamo trovare modo da aiutare il governo, e che il governo non si vuole fare aiutare. Bene, abbiamo finito il nostro tempo, credo che il messaggio sia stato univoco e chiarissimo, il pessimismo anche.
Grazie a Giorgio Lamalfa, a Mario Baldassari e a Giovanni Orsina. Vi ricordo che domani c'è la War Room Books con Alessandro Barbano, lunedì la War Room Business con due nuove storie imprenditoriali tutte da scoprire. Io torno qui nella War Room martedì. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.